Ben ritrovati. Il nostro primo appuntamento con l'informazione di TV oggi si concentra sul comune capoluogo perché vi presentiamo l'iniziativa che è stata realizzata da due associazioni che hanno voluto fotografare dei luoghi di abbandono che si trovano nella città di Salerno, ma anche lanciare delle proposte per riqualificarli. Oggi la prima tappa presso il Solarium di Piazza della Concordia. Dettagli nel primo servizio. Parte dall'immagine di degrado e devastazione del solarium di Piazza della Concordia il tour proposto dalle associazioni ELP e il Comitato Salute e Vita. Il titolo dell'iniziativa è Dritti al Punto e si propone di fotografare e denunciare lo stato di abbandono di una serie di luoghi e contenitori della città di Salerno. Non solo però per protestare contro lo stato di degrado, ma tappa dopo tappa, anche occasione di presentare un elenco di proposte per riqualificare e restituire alla città di Salerno questi contenitori abbandonati. C'è naturalmente nell'elenco l'ex Tribunale di Salerno, il quartiere delle Fornelle, l'ex Ladir di Via De Greci, la discarica abusiva sorta lungo Via San Luca nel quartiere di Cappelle, ma anche l'ex Ostello della Gioventù di Torrione, la casa cantoniere della Ferrovia a Torrione, la villa Ciro Bracciante a Mariconda, senza dimenticare il palazzetto dello Sport. Con l'iniziativa Diritti al Punto, le due associazioni puntano a realizzare un dossier fotografico che sarà consegnato anche al consigliere comunale Gianpaolo Lambiase, vicino e pronto a sostenere le proposte di riqualificazione per la città di Salerno. Una delle idee riguarda il settore dell'artigianato e propone di utilizzare Palazzo Genovese come una casa per le arti e mestieri dove avvicinare e introdurre ragazzi alle lavorazioni tradizionali di cui ormai si sta perdendo traccia. A fratte riflettori puntati sulla villa comunale, ormai diventata solo luogo di spaccio, come ha dichiarato il presidente e portavoce delle iniziative Lorenzo Forte. Noi vogliamo, attraverso questo tour, come Associazione Salute e Vita e come ELP, Tutela e Sostegno dei Consumatori, dare la possibilità di restituire la storia di Salerno, i quartieri, dal centro alla periferia, alla comunità. A proposito della periferia, lei ha espresso preoccupazioni per la villa comunale di Fratte, ormai diventata, lei ha detto, solo luogo di spaccio. Sì, Fratte è abbandonata sul piano ambientale per l'inquinamento che vive a causa delle fonderie Pisano, è abbandonata sul verde pubblico come la villa comunale, che è solo luogo di spaccio e non usufruito dai bambini e dalla popolazione, è abbandonata sui servizi perché hanno chiuso il comune di Salerno, quindi simbolicamente è stato chiuso anche un servizio nella città e nel quartiere. Fratte è il simbolo del degrado che questa città ha. Fotografare e raccogliere le segnalazioni dei cittadini durante questo primo scorcio di campagna elettorale è anche uno degli obiettivi che si è posto tra i primi a candidarsi a sindaco, l'agente immobiliare Maurizio Basso, che però oggi ha voluto lanciare un appello sia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che al premier Draghi, perché c'è grande incertezza proprio in merito alle consultazioni per le amministrative. Prende in prestito le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla campagna elettorale e l'incertezza che sta accompagnando i cittadini nei comuni che, come Salerno, a maggio potrebbero essere chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale e alla scelta del sindaco. Il candidato alla poltrona di primo cittadino di Salerno, Maurizio Basso, lancia un appello a Mattarella ma anche al Premier Draghi perché serve certezza. Dopo aver aperto la nuova sede elettorale in Corso Garibaldi, Basso prosegue il suo lavoro di raccolta ed ascolto dei cittadini e di quanti stanno mostrando interesse verso il suo approccio per apportare novità nella vita politica del comune capoluogo. E per fortuna che ho iniziato ad agosto. Con tutte queste difficoltà della pandemia, oggi mi ritrovo a iniziare, come dicevi tu, a presentare i candidati consiglieri. Però ad oggi siamo nel mese di fine febbraio e non abbiamo ancora la data delle elezioni. Ha fatto arrabbiare anche quello che ha detto il presidente Mattarella. Guarda, io mi sono scritto delle parole che lui ha detto a Draghi e le voglio riportare. Mi diceva, a noi, o meglio ci diceva,
vi ricordo che le elezioni non consistono solo nel giorno in cui ci rechiamo a votare, ma includono molte attività articolate, complicate, per presentare e formare le candidature. Con questo che voglio dire? Che ad oggi noi la candidatura la stiamo formalizzando, stiamo lavorando con grosse difficoltà. Però vorrei lanciare un messaggio sia al nostro Mattarella che al nostro Draghi, che la democrazia è comunicare e dare il tempo ai cittadini per organizzarsi, perché le elezioni si devono fare nel rispetto delle regole. Nell'elenco dei candidati al Consiglio Comunale, nella lista che sosterrà Maurizio Basso, ci sarà anche il nome di Maria Frusciante, una vita e tanta esperienza spesa a tutela dei minori in una comunità penale ed ora è pronta con questa sua prima esperienza politica a mettersi a servizio della città di Salerno, sposando appieno le tesi e le proposte di Maurizio Basso. Io ho 15 anni di esperienza in una comunità penale per minori. E purtroppo conosco molto bene i disagi delle famiglie e dei ragazzi che vivono in realtà purtroppo molto ma molto degradate. Mi affianco a questa lista Movimentiamoci Insieme, dove il candidato è Maurizio Basso, che conosco molto bene perché sostengo in pieno e approvo tutti i suoi progetti. È una persona valida per me. Per lei è la prima esperienza politica? Sì, per me è la prima esperienza politica e lo faccio perché credo in quello che faccio, credo in quello che fa Maurizio e penso che per cambiare ognuno di noi debba metterci qualcosa. Passiamo all'elezione del nuovo presidente degli industriali di Salerno, Antonio Ferraioli, presidente del gruppo La Doria, sostituisce al vertice dell'associazione di Via Madonna di Fatima Andrea Prete. La cultura d'impresa al centro di ogni azione, innovazione, ricerca, digitalizzazione, priorità sulle quali investire. È chiaro il percorso tracciato dal nuovo presidente degli industriali di Salerno, Antonio Ferraioli, alla guida del gruppo La Doria, azienda leader nel settore agroalimentare, la prima in provincia di Salerno ad essere stata quotata in borsa, con sede principale ad Angri, guiderà l'associazione degli industriali di Salerno fino al 2025, dopo l'elezione avvenuta nell'assemblea di oggi. All'assemblea sono intervenuti il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in videocollegamento, mentre in presenza c'erano il presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi, ed il consiglio di presidenza, tra i quali erano presenti anche il past president Enzo Boccia, Mauro Maccauro, il presidente di Caserta Traettino, oltre a tutta la squadra dei vicepresidenti. La relazione di Ferraioli è stata preceduta dal saluto del presidente uscente Andrea Prete, che nel suo intervento ha ricordato l'impegno e le sinergie create dall'associazione per affrontare la forte crisi pandemica. E credo che bisogna guardare un po' oltre il momento attuale, un momento estremamente difficile che ci auguriamo di superare al più presto, ma superato questo momento bisogna pensare allo sviluppo del territorio, e lo sviluppo del territorio parte innanzitutto da una consapevolezza della cultura d'impresa. Quindi avere come impresa tutti i temi che riguardano la governance, la sostenibilità, il tema della digitalizzazione che si è mostrato estremamente importante anche durante questa pandemia e che sicuramente cambierà anche le nostre attitudini e il modo di lavorare. Penso che bisognerà lavorare su questi temi e poi dialogare con le istituzioni, cercando di portare avanti gli interessi del territorio, nella consapevolezza che noi siamo uno dei motori di sviluppo anche dell'occupazione e quindi sicuramente avremo il dovuto ascolto per quanto riguarda le nostre istanze. Ecco Presidente, Confindustria come corpo intermedio è sempre stato anche propulsore, no, di sollecitazioni rivolte al governo nazionale e locale. Salerno come provincia aspetta, e gli industriali in modo particolare da tempo, l'attivazione dell'aeroporto, ma nello stesso tempo si guarda con attenzione al porto. Ecco, da questo punto di vista quali sono le sollecitazioni che si sente già di poter avanzare il nuovo Presidente di Confindustria? Sì, certamente il tema delle infrastrutture è fondamentale per lo sviluppo del territorio, al servizio delle imprese. Il porto di Salerno è una realtà
importante che ha consentito anche lo sviluppo di tante imprese. Penso al settore agroalimentare, che ha avuto la possibilità sia per il suo export che per il suo import di avere una struttura vicina al territorio e che quindi ha favorito il suo sviluppo. Ma in generale tutto il tema delle infrastrutture sarà importante, anche perché rientrerà anche del Next Generation, che sicuramente dovrà dedicare al tema non solo delle infrastrutture ma della digitalizzazione, della crescita sostenibile, molte delle sue risorse. Senza quindi voler entrare nella politica, secondo lei Confindustria deve sostenere una battaglia per strappare maggiori fondi di questo Recovery Fund per il Sud? Ma io credo che Confindustria innanzitutto è la politica, quindi deve dialogare con le istituzioni, chi al momento ricopre determinato ruolo è il nostro interlocutore, quindi noi cercheremo di confrontarci, soprattutto cercando di portare delle idee che sono sicuramente di interesse e di vantaggio per il territorio e indirettamente anche per le imprese. E adesso la cronaca: è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Potenza un 21enne residente a Polla, accusato di aver minacciato e rapinato un imprenditore di Atena Lucana. I carabinieri di Sala Consilina hanno notificato il decreto di fermo per il giovane, già noto alle forze dell'ordine. L'operazione ha consentito di cristallizzare attraverso intercettazioni telefoniche una serie di richieste estorsive condotte dal 21enne nei confronti di un imprenditore residente nel comune di Atena Lucana. Adesso ci occupiamo di Covid, c'è grande allarme, soprattutto nell'agro. I sindaci ormai preoccupati anche dalla presenza di casi della cosiddetta variante inglese hanno deciso di chiudere le scuole. L'area nord della provincia di Salerno sotto assedio. Il virus corre veloce e i sindaci cercano di ridurre la mobilità dei cittadini, a cominciare dalle scuole. Il sindaco di Nocera Inferiore le ha chiuse tutte da oggi, 25 febbraio, fino al 2 marzo. Le lezioni in presenza dovrebbero riprendere mercoledì 3 marzo. L'ipotetico è d'obbligo, considerato il trend del contagio, dato in aumento. Fermare le scuole significa lasciare a casa oltre 9.000 tra studenti e insegnanti, tante sono le persone che ogni giorno si muovono anche da altre città per raggiungere gli istituti scolastici di Nocera Inferiore. Torquato ha anche inviato una richiesta al prefetto Francesco Russo, con cui ieri ha avuto un colloquio in videoconferenza, di avere un supporto delle forze dell'ordine, considerata la carenza degli agenti di polizia municipale, per meglio controllare il rispetto delle norme anti-Covid. Il sindaco ha anche offerto all'ASL la disponibilità del palazzetto dello sport come centro vaccinale sia per gli over 80 che per il personale scolastico. In altre città la vaccinazione per i docenti è già iniziata, martedì scorso è toccato a Nocera Superiore, domani sarà la volta di Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino. L'elevato numero di contagi registrati anche ieri a Scafati, 71, il più alto della provincia, ha spinto il sindaco Cristoforo Salvati ad attivare ulteriori provvedimenti tipici da zona rossa, anche perché gli ultimi dati evidenziano come la percentuale di nuovi positivi negli ultimi 7 giorni sia circa il doppio della media regionale, 16,2% contro l'8,8%. Sono due le ordinanze emanate. Da oggi e fino a lunedì 8 marzo compreso resteranno chiusi il cimitero, il mercato settimanale, gli uffici comunali, il centro di raccolta dei rifiuti. C'è poi il divieto di assembramento in tutti gli spazi pubblici come piazze e strade, dove non sarà possibile consumare cibi e bevande. Viene reintrodotta l'autocertificazione per spostarsi in città solo per motivi di lavoro, salute o studio. Chiusi asili nido, ludoteche, negozi dalle 19 alle 6 del giorno dopo, ad eccezione di farmacie e parafarmacie. Ieri è stata anche accertata la positività di un dipendente comunale con la successiva sanificazione del municipio. Identici provvedimenti erano stati adottati il giorno prima dal sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli. Nella città doriana i divieti resteranno in vigore sino al 28 febbraio. Per quanto riguarda le scuole, nelle altre città erano rimaste chiuse da precedenti provvedimenti come a Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Castel San Giorgio, Siano, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino.
A Salerno a destare preoccupazione è stata la situazione dell'istituto virtuoso. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli con un'ordinanza ha sospeso ieri le lezioni in presenza nella scuola, ma è di oggi anche la notizia che altri due sindaci, Franco Alfieri a Capaccio Pestum e Giovanni De Simone a Vietri sul Mare, hanno deciso di adottare analoghe iniziative ed ordinanze per sospendere del tutto la presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado dei rispettivi territori comunali. A proposito invece di vaccini, c'è un'iniziativa che è stata presa dal parlamentare salernitano Nicola Provenza, che durante il suo intervento a Montecitorio ha rimarcato l'importanza di alcune azioni prioritarie, misure tempestive e sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini. La tempestività di adottare misure di sicurezza per il contenimento del contagio è fondamentale per evitare che l'emergenza sanitaria causata dal Covid cresca in misura esponenziale, causando danni ancora più gravi alla tenuta della sanità pubblica e dell'economia del Paese. Per superare l'emergenza occorre continuare con misure rigorose e vaccini liberi da brevetti. Così Nicola Provenza, deputato del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, durante il suo intervento in aula a Montecitorio nel corso della seduta convocata per le comunicazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Bisogna costruire un modello di sviluppo diverso basato sul progresso, sulla sostenibilità ambientale e sull'inclusione sociale. Anche sul piano dei vaccini va compiuto uno sforzo organizzativo per un'equa distribuzione, per non rischiare che in qualche area del mondo si sviluppino altre mutazioni del virus che potrebbero poi rendere inefficaci le dosi già disponibili. Questa è la strada indicata dal parlamentare salernitano Nicola Provenza. Lo ripeto ancora una volta, e il ministro Speranza ha già ascoltato probabilmente nelle comunicazioni precedenti questo passaggio, ma io ritengo che sia importante ricordarlo a noi stessi e a tutti coloro i quali ci seguono. La vicenda pandemica ha determinato una frattura con il passato, spazzando via il modello preesistente, indicandoci che per uscire dalla crisi bisogna abbandonare quel modello di sviluppo che in fondo ha contribuito a crearla. Noi avvertiamo l'urgenza di costruire un modello di sviluppo diverso, basato sul progresso, sulla sostenibilità ambientale, sull'inclusione sociale. E in questo senso, io ho ascoltato con attenzione le sue parole, anche sul piano dei vaccini, va compiuto un percorso per giungere ad un'equa distribuzione degli stessi, per evitare disparità tra paesi ricchi e paesi poveri nella sopravvivenza al virus. E noi questa strada la rivendichiamo anche qui come Movimento 5 Stelle. Questa strada è possibile anche attraverso una maggiore capacità produttiva e va percorsa non solo perché tutti i cittadini sono uguali nei diritti, ma soprattutto per non rischiare, in un tempo più lungo ovviamente, che in qualche area del mondo si sviluppino altre mutazioni del virus che potrebbero poi rendere inefficaci i vaccini disponibili. Quindi fare in modo che il vaccino sia davvero un bene comune globale. Tornati in studio, parliamo ora di un'iniziativa particolare che riguarda il comune di Pertose, che è al centro di un protocollo d'intesa per la valorizzazione idrogeologica e lo sviluppo economico del territorio. Ne scopriamo di più nel prossimo servizio. Un protocollo d'intesa per valorizzare le gole di Campostrino è stato siglato nella giornata di ieri tra il comune di Polla, guidato dal sindaco Massimo Loviso, e il comune di Pertosa, retto da Domenico Barba. Il protocollo è incentrato su un intervento di valorizzazione naturalistica, sistemazione idrogeologica e sviluppo economico nel settore turistico attraverso la realizzazione di una zip line e ponti tibetani, percorsi naturalistici e sistemazione paesaggistica. La firma dell'intesa è avvenuta
presso la sede del Comune di Polla, alla presenza dei due sindaci Loviso e Barba e dell'assessore Federica Mignoli. Un'azione dunque volta alla valorizzazione di un tratto naturalistico con forti potenzialità turistiche. Stiamo lavorando in sinergia, hanno affermato dal Comune di Pertosa, al reperimento di fondi che permettano l'ampliamento dei servizi turistici e dell'accoglienza. L'idea della realizzazione di una zip line per volare in gravità nelle gole di Campostrino tra Polla e Pertosa era stata lanciata nello scorso mese di novembre, quando l'amministrazione Loviso la approvò con una delibera di giunta. Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti per la collaborazione intrapresa al fine di lavorare efficacemente per valorizzare due territori. Piccoli passi costanti nella direzione giusta, ha affermato l'assessore Mignoli, alla fine danno grandi risultati. Complimenti al sindaco di Pertosa per aver subito condiviso l'idea di fare squadra per un unico traguardo. Lo scopo, ha spiegato il sindaco Barba, è quello di dare degno risalto turistico a un luogo unico nel panorama della regione Campania, salvaguardando al contempo una bellezza naturalistica che rappresenta un luogo simbolo, una cerniera tra Polla e Pertosa che da momento divisorio diventa unitario per la promozione e lo sviluppo del territorio in maniera unita e coesa. Ed ora ci occupiamo di Sanremo perché il gruppo RCS 75 Digital Radio parteciperà al più grande evento della musica italiana, la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Quest'anno c'è una collaborazione proprio con TV Oggi Salerno. Da casa Sanremo vi proporremo una settimana di racconti e dirette sul festival. 75 Digital Radio parteciperà al più grande evento della musica italiana, la 71esima edizione del Festival di Sanremo, quest'anno in collaborazione con TV Oggi Salerno per far vivere live con Casa Sanremo l'evento in tutte le case. Una settimana a Casa Sanremo con appuntamenti e dirette per raccontare la settimana festivaliera della canzone italiana. Sì, un Festival di Sanremo particolare quest'anno, 71esima edizione, e noi lo racconteremo come non l'abbiamo mai fatto, da tantissimi anni presenti a Sanremo, ma quest'anno sarà un festival tutto particolare. Lo vivremo con la partnership tra TV Oggi, RCS 75, il quotidiano La Città, ovviamente all'interno di Casa Sanremo, che sarà un grande contenitore di tantissimi eventi e tantissimi racconti. Il Festival di Sanremo lo racconteremo su tutte le pagine digitali e su tutte le piattaforme digitali. Tante indiscrezioni sono già venute fuori, non ci sarà il pubblico, ma il pubblico sarà a casa e avrà un'occasione in più per ascoltare e per poter commentare e interagire, perché no, con la vostra piattaforma. Sì, con le piattaforme, come dicevo in precedenza, noi grazie a Radio Player, che è la piattaforma nazionale con le 140 radio d'Italia, su tutti i device digitali di RCS 75 e con Radio Player, con TV Oggi, con la piattaforma del quotidiano La Città e con tutte le piattaforme digitali di Casa Sanremo, per raccontarvi davvero un'edizione particolare, speciale, credo unica e che rimarrà unica. Ce lo auguriamo. Potrebbe essere anche un'opportunità perché ci si può maggiormente calare nel panorama musicale e quindi andare ad affrontare e a toccare temi che magari con lo spettacolo avrebbero avuto uno spazio un po' più ridotto. È proprio così, è la possibilità anche noi addetti ai lavori di raccontare un Festival di Sanremo e di farlo arrivare nelle case e ovunque grazie alle piattaforme digitali e raccontare questa edizione davvero strana. Piattaforme digitali non solo di RCS 75 ma anche di TV Oggi e ovviamente sui social, sullo streaming www.rcs75, sui canali televisivi di TV Oggi e sul nostro nuovo canale che da qualche settimana si chiama Tamponiamo il Covid, ed è l'iniziativa di screening sul territorio promossa da Rotary Salerno insieme a parrocchie e laboratori. La campagna è stata presentata questa mattina, aderiscono all'iniziativa la parrocchia di San Maria Giudaica e San Vito Maggiore, la parrocchia di San Giuseppe, Santa Maria della Porta, la parrocchia Santi Felice Giovanni Battista di Passorano e quella di Santa Croce. In pratica l'iniziativa prevede la possibilità per chi non ha la capacità di pagarsi un tampone di poterlo effettuare direttamente presso le parrocchie che vi ho citato. Ora le previsioni del tempo. In collaborazione con
A Salerno, dal 1982, Ippocar. Officine e ricambi meccanici. Specialisti nell'installazione di impianti a gas, GPL e metano. Ippocar è centro revisione auto e moto autorizzato. Officina meccanica, revisione bombole metano, ricarica aria condizionata, montaggio gancio traino, meccatronica e diagnostica di ultima generazione. Ricambi elettrici, meccanici, batterie auto e moto. E inoltre Ippocar e Punto Pro Autoservice. Servizio tagliandi auto in garanzia. Ippocar. Via Pietro del Pezzo 55. Nuova sede, via Picenza 9400. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. A spazio allo sport, la Salernitana è attesa dalla trasferta di domani a Reggio Emilia contro la Reggiana, reduce da due vittorie di fila, Castor sceglierà la linea della continuità. Valerio Mantovani non fa parte dei convocati per la gara di domani a Reggio Emilia. La defezione dell'ultimo momento del difensore romano alle prese con un problema muscolare imporrà a Castori di rivedere qualcosa nei piani originari. In retroguardia torna disponibile Bogdan, ma sul centro sinistra dovrebbe essere preferito Veseli qualora Jarosinski giocasse da quinto di centrocampo. Il polacco potrebbe anche scalare sulla linea dei centrali, in tal caso la fascia sarebbe un affare a due tra Durmisi al rientro e sì, finora visto all'opera per un tempo, il primo in occasione della gara casalinga con il Vicenza. Più probabile che Castori opti per una soluzione di esperienza con Veseli centrale e Jarosinski a sinistra, riservandosi di inserire uno dei due esterni mancini arrivati durante il mercato invernale in corso d'opera. Nulla di nuovo invece in mediana, dove sarà privilegiata la linea della continuità. Koulibaly e Capezzi saranno le mezze ali, di Tacchio il vertice basso della linea nevralgica. Recuperato e convocato Kupić, a destra giocherà comunque Casasola. Cicerelli e Chine per ora rappresentano dei jolly da calare sul tappeto a gara in corso. In attacco Djuric sta meglio e potrebbe giocare dal primo minuto, ma la conferma di Gondo, reduce da una buona prova ad Ascoli, non sembra ipotesi così remota, anche in considerazione del fatto che quella di domani sarà la prima di tre gare in 8 giorni. Recuperati quasi tutti gli effettivi, Castori sa che a gara in corso potrà sfruttare alcune pedine in avvio, ma rinuncerà al turnover. Il tecnico marchigiano si aspetta una Reggiana carica e motivata. La prima preoccupazione è mandare in campo la migliore squadra possibile per fare risultato, perché non esiste risultato se si va in gestione, secondo me. Poi quando le situazioni si verificheranno, si affronteranno, cioè se uno verrà squalificato o meno. Però il primo pensiero è fare la migliore squadra per ottenere il risultato, perché poi se non fai il risultato, tutti gli altri discorsi, secondo me, passano in secondo piano e lasciano il tempo che trovano. Quindi la cosa più importante è cercare di mandare in campo la migliore formazione per poter fare il risultato, tutto qui. Cerchiamo ogni partita, tanti ragionamenti noi non ne facciamo, cerchiamo di allenarci sempre bene ogni partita per fare il massimo ogni partita. Ci si allena bene in settimana per produrre il massimo, per raggiungere il massimo obiettivo la partita successiva. Poi è chiaro che la consapevolezza diviene da sé senza fare tanti discorsi, perché è nella logica delle cose. Il risultato ti dà anche forza, non ti dà solo umore, ti dà anche forza. A me interessa la partita, che già presenta le sue difficoltà, perché affrontiamo una squadra che nelle ultime 6 giornate ha fatto 4 vittorie, quindi le difficoltà sono queste, non le parole, le dichiarazioni. Noi dobbiamo essere pronti a fare la nostra partita in campo con un avversario in gran forma in questo momento, e la cosa che conta è questo. Non quello che è successo prima, quello che succederà dopo, le cose che si dicono. Quindi siamo concentrati solo per fare la nostra partita. Siamo consapevoli che affrontiamo una squadra in questo momento in gran forma, in grande condizione, che a gennaio ha fatto un mercato importante, perché gente come la Ribisi, Rigardi, Del Pinto, Artemagni o Iao stesso, è gente che ha migliorato in qualità questa formazione, quindi già le difficoltà ci sono insite nella, non solo nella condizione dello stato attuale della squadra che affrontiamo, ma anche appunto da questi innesti di gennaio che hanno sicuramente cambiato la qualità della formazione. Quindi noi siamo concentrati a fare la nostra partita in campo. Noi abbiamo avuto di che pensare in questi giorni a cose ben più serie di una partita giocata o non giocata dell'andata, con tutto rispetto, ascoltami, non è che voglio far passare in secondo piano la domanda che mi hai fatto tu prima, però di fronte a queste cose tutto il resto passa in secondo piano. Comunque la squadra
ha avuto questa, è stato come posso dire, un segnale importante di grande sollievo avere visto Patrick fra noi, ecco. Ci occupiamo della Serie C con la Paganese che prosegue la sua serie positiva. Ieri al Torre la squadra ha raccolto un pareggio prezioso contro il Catania. Sono orgoglioso come sempre di questi ragazzi che hanno fatto una partita strepitosa, importante. Non ci lamentiamo che stiamo giocando domenica e mercoledì perché ci abbiamo entusiasmo, sappiamo il nostro percorso. Voglio sempre il massimo da questi ragazzi. Oggi abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo avuto secondo me la possibilità di poter sbloccare la partita. Il secondo tempo è stata una partita di grande sacrificio e come dico sempre a loro, voglio vedere la squadra anche nei momenti di difficoltà. Ho visto veramente una grande squadra che ha saputo soffrire, ha saputo ripartire, non si è abbassato. Se andiamo ad analizzare bene la partita non abbiamo avuto tiri in porta, nessun tiro in porta, quindi la nostra fase difensiva l'abbiamo fatta alla grande. E questo risultato positivo ho una dedica speciale per Francesco Scarpa, lui sa il perché e sono contento che oggi possiamo dedicargli questo risultato positivo a lui, Francesco, che sono giocatori bravi, ho dei giocatori forti, non erano brocchi, io col mio staff abbiamo portato delle modifiche a livello di difesa sulle palline attive, marchiamo a uomo, loro erano abituati magari prima a marcare a zona, abbiamo alzato l'attenzione, io sono contentissimo della mia squadra di tutti e 24, 25 ragazzi. Rammaricati perché stiamo cercando di portare un tipo di mentalità di non accontentarsi mai, con grande umiltà ci prendiamo sto pareggio, sappiamo che chi gioca contro di noi sa che se la deve giocare, da che eravamo le vittime sacrificali, oggi siamo una squadra che chi gioca contro di noi ha difficoltà a giocare contro di noi perché siamo una squadra vera e tutto questo è merito dei miei ragazzi che sono orgoglioso di loro. Ed ora facciamo il punto anche sulla Cavese. La Cavese sta proseguendo l'isolamento fiduciario. Dopo l'ultimo bollettino dei contagi che ha fatto risultare 13 calciatori, 4 componenti dello staff tecnico e 4 dirigenti che hanno contratto il nuovo coronavirus, il gruppo squadra non poteva certo allenarsi sul campo e visto che in altri casi precedenti erano scattati i rinvii delle partite più imminenti per richiesta delle società o dell'autorità sanitaria, appare praticamente inevitabile che i bianco-blu non disputeranno la partita con il Potenza e nemmeno quella con la Ternana nei giorni stabiliti. Le due gare sono tutte e due programmate a 4 giorni di distanza l'una dall'altra. Ovviamente un provvedimento dell'ASL avrebbe maggiore forza rispetto a un jolly che la Cavese si potrebbe giocare una sola volta, mentre se l'azienda sanitaria locale segnalasse il cluster alla Lega Pro, che organizza le partite della Serie C, la squadra semplicemente non giocherebbe fino a quando il focolaio non si sarà esaurito del tutto e fino a quando tutti i soggetti positivi non si siano negativizzati. Altre DC. Ieri pomeriggio è stata recuperata una partita, quella valevole per la prima giornata di ritorno del campionato DC tra Paganese e Catania, ed è finita 0-0. La partita viene disputata al terzo tentativo perché era stata già rinviata 2 volte per allerta meteo. Primo tempo ben giocato dalla formazione azzurro-stellata, nella ripresa i siciliani hanno insistito un po' di più ma non sono riusciti a fare il risultato e sono stati ridotti in 10 per l'espulsione di Tonucci a pochi minuti dal termine. Fatto sta che il Catania col pareggio rimane in quinta posizione in zona playoff e la Paganese resta al quart'ultimo posto ma sale a 23 punti, aggancia la Vibonese e intravede la possibilità di uscire col tempo dalla zona playout. E la Cavese, che è ultima in classifica, rimane staccata di ben 7 lunghezze dagli azzurro stellati. Dovrà provare a rincorrere il Bisceglie, che ha 4 punti di vantaggio, o il Potenza, che è a più 5. Chiudiamo con la pallanuoto. Esordio amaro a Siracusa contro la fortissima Ortigia per la Rarinantes Salerno nella prima giornata della fase d'élite del campionato nazionale di Serie 1 di pallanuoto.
Già nella prima frazione di gioco la superiorità dei padroni di casa è stata netta ed il 5-1 con cui si è andati alla prima sirena ha posto una grossa ipoteca sulla gara. 13-5 il finale. I parziali parlano di una gara mai in bilico ma saldamente in mano agli uomini di mister Pircardo. 5-1, 1-0, 5-2, 2-2. I gol giallorossi sono stati realizzati da Luongo, Gallozzi, Cuccovillo e doppietta di Donato Pica. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.